Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso oggi è il 4 ottobre, sono le ore 18 e sono online, pronto a giocare con voi. Prima di iniziare però ho dato un'occhiata al telegiornale di Alga e Nori e finalmente è stata introdotta una nuova arma, il padiglione Capitone, che andremo a vedere sicuramente in uno dei prossimi episodi di Splatoon 2 perché per il momento non è disponibile nella lobby pubblica questa mappa. Comunque sicuramente ve la porterò sul canale. Sono state introdotte anche delle nuove armi che spero di poter provare già oggi, però devo vedere quanto costano perché non ho tantissime monete. Vi ho pubblicato sulla mia pagina ufficiale Facebook, che potete trovare nella descrizione di questo video, e nella sezione community del mio canale YouTube, un articolo dedicato a Splatoon 2 e all'evento di Halloween. Mi raccomando, dategli un'occhiata perché verso la metà di questo mese Nintendo rilascerà un aggiornamento molto molto interessante, un aggiornamento temporaneo molto molto interessante dedicato a Splatoon 2. E naturalmente prima di iniziare approfitto di questo spazio per ringraziarvi del traguardo dei 40.000 iscritti, vi ringrazio tutti ragazzi dal primo all'ultimo, per me è un traguardo incredibile. Ora si va diretti verso il traguardo dei 50.000 iscritti, continuate a seguirmi perché ho in mente un sacco di idee e ho un sacco di video e di giochi che vi voglio portare sul canale, quindi mi raccomando, continuate a seguire il mio canale YouTube. Adesso ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi. Campeggio, Totan e Soglio Land sono le due mappe disponibili. Come arma ho deciso di prendere il Repulper duplo, una delle mie armi preferite da quando ho iniziato a giocare a Splatoon 2. Viola contro gialli, eh. Ok, ottimo. Mazza Dominic come rotola. Ok, passiamo da questa parte, non dovrebbe arrivare nessuno, a parte qualcuno là in fondo. Ok, ho usato subito i razzi. Aspettate che torno alla base. Sono indietreggiato perché... Eccoli. Mi sposto di qua. Uno dei nostri è stato splattato, non so come, non so da chi, forse da un razzo o si è buttato giù. Più probabile che sia cascato giù, eh. Questa sarà una partita di riscaldamento. Beh, bello, bello quel lancio. Sono riuscito a buttare... Cosa caspita era? Ah, il vernischianto, ecco cos'era, il vernischianto. Mazza potente, sto splasher. Purtroppo costano tutte oltre i 16.000... Non sono dollari, le 16.000 monete. Vengo a darti una mano. Ho evitato quei razzi per un pelo. Purtroppo devo stare attento perché... Chi ha quello splasher ha una portata maggiore della mia. Ok, l'ho inquadrato. Ah, è indietreggiato, è indietreggiato. Che caspita è quell'affare? Cosa caspita è? Gran botto. È la prima volta che vedo quell'attacco speciale, eh. È la prima volta. Ma l'hanno introdotto col nuovo aggiornamento, eh. Perché io prima non l'avevo mai visto. Tanti saluti, arrivederci. Ci ha fregati nascondendosi nell'inchiostro. Ok, è stato splattato. No vabbè, ma è potentissimo più che altro. Sapete cosa? Lì probabilmente non dovevo indietreggiare, dovevo attaccarlo mentre lui era in volo. Qua. Bella. Ok, non ho più bombe. Anzi, non è che non avevo più bombe, non avevo più inchiostro. Mi sa che vincono i gialli, eh. Vediamo un attimo. No, 46-40.
Devo essere sincero, quella mossa speciale mi ha completamente spiazzato. Va bene ragazzi, secondo match di oggi, campeggio Totan. Questa volta siamo Verdini contro i Viola. Ciao Lorenzo, fammi strada con sto rullo. Andiamo avanti in coppia. Già le robobombe arrivano. Ah sì? Top, piglia di questa. Via, 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 via. Ok. La sono in due. Volano a picci bombe. Ok, ho lanciato pochi razzi, però guardate che macello che ha fatto il cecchino. È lì sopra, eh. È lì sopra. Allora, l'abbiamo fatto allontanare. Mi stanno sparando. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Aia! Prendetelo. Usa sti caspita di saltini. Non li avesse a disposizione, l'avremmo già splattato 15 volte. Solo che riesce a evitare gli attacchi grazie a quei saltini. Sì, vabbè, ma che arma sta utilizzando, scusate? Non ho mai visto un marker così potente, eh. Ok, è stato preso. Deve averlo potenziato anche grazie a i power up. Bravo. Sì, vabbè, ma sta laggando anche. Sta anche laggando, ecco perché. Perché lo vedo andare avanti e indietro. Dai, dai, dai. Ok, preso. Tanti saluti, arrivederci. Ma si è buttato giù o... Boh, si deve essere buttato giù, perché non lo vedo più. Attenzione. Volevo colorare ancora un attimo per sbloccare i razzi. Sta succedendo qualcosa là. Ok, mamma mia, distrutta dai razzi che ho sparato. Comunque secondo me quel marker era così forte anche grazie ai power up che il giocatore stava utilizzando con i vestiti. Perché non ho mai visto un marker così potente. Cioè se non ti one shottava ci mancava poco. Ok ragazzi, eccoci qua. Prossimo match, giochiamo nella mappa Soglio Land. Allora, prima non è andata male. Adesso vediamo cosa riusciremo a combinare qua. Mazza che caricamento lungo. E infatti è già crashato uno dei nostri, fantastico. Ok, giocheremo in 3 contro 4. E sarà durissima. Dai, se loro due sono bravi, abbiamo sicuramente delle buone chance di vittoria. Se no... Ragazzi, che vi devo dire? Staremo vicini alla base e la difenderemo costi quel che costi. Sì, magari ricarichiamo anche, eh. E l'inchiostro finisce anche. E io ci butto questo. Ok, lì è già passato un gran bel rullo. Stanno... piovendo bombe curling. Attenzione. Ok, doppia kill. I due rulli sembrerebbero avversari alla mia portata, eh?
Lei no, lei se la cava un pochettino meglio. Ok, ho buttato un po' di pioggia. Bella! Bravissimo Bill. Gli abbiamo fatto una gran bella forbice, perché io l'ho colpita un attimo e poi... Bella anche questa! L'ho preso totalmente a caso, lo ammetto. No. No, ma è invincibile! È invincibile! Minchia, quell'attacco lì, ragazzi, è devastante. Oh, l'avete preso! Peccato che si sono splattati a vicenda. Pensavo di poterlo splattare, invece è invincibile quando usa quell'attacco lì. Bello, bello, non vedo l'ora di provarlo. Mamma mia, fatemi vedere i power up che ha. Come ha fatto a fare tutti sti danni? Ok che non eravamo distantissimi, però... Mamma mia. Potenza cromosfera, eh. Adesso volevo ricaricare subito... usiamo questa. Aia, non l'ho visto arrivare qua. Ha fatto come ho fatto io prima, che l'ho puntato. Belli i razzi che attraversano il pavimento. Aia. Non ho fatto in tempo a rotolare via. Vabbè, dai, è andata così. Giocavamo anche in tre. Abbiamo cercato di difenderci. Diciamo che non siamo andati male. Poi, vabbè, hanno preso il sopravvento. Chiudiamo comunque 49-35, eh. Quindi non è che... hanno stravinto. Ok ragazzi, altro match nella mappa Soglio Land. Speriamo non crashi nessuno. Ok, siamo 4 contro 4. Ho preso lo splasher normale. Con questo qua non posso rotolare via purtroppo, eh. Però ho la PC bomba e il lanciarazzi. Dove siete? Sono là. Allora, forse mi conviene supportare la squadra. Dai, però non muore! Ok, bravissimo. L'avevo già indebolito. Ricarichiamo. Non sta arrivando nessuno. Non saprei. Lì. Ho fatto che sparare i razzi dove c'erano due persone. Io sto cercando di tirare via tutte le macchie di colore azzurro qua dietro, per evitare che si avvicinino troppo alla base. Cosa caspita è quell'affare? Non ho capito cos'era quell'affare. Non ho capito perché mi ha chiesto di cliccare sulla freccetta in basso. Cioè, ok, sì, davo un comando ai miei compagni di squadra, però... molto strano. Allora... qui c'è dell'azzurro. Altri razzi. Mi vado a nascondere. Buono. Ok, stavolta li ho inquadrati tutti e quattro. Ah, ma è difficile prendere qualcuno. A meno che non si scontrino lì in mezzo. No, non lo piglierò mai. Abbiamo il cecchino. Ah, pensavo di fare qualche danno.
Via, 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 via. Bomba su bomba. Attenzione. Lo sapevo che veniva a prendermi. Era due ore che stava cercando di prendermi. Era due ore che stava cercando di prendermi. Ok. Almeno l'ho bloccato. Sono morto, però almeno l'ho bloccato. Allora, vediamo chi la porta a casa. Non lo so. Forse c'è più azzurro, eh. No, c'è più rosa, incredibile. 44-43. Mamma mia.